Ciao a tutti amici della notte e benvenuti a questa nuova puntata di Metal Detector di Sotterra Underground. Oggi sono in compagnia della bellissima Flavia. Ciao. Ciao Alessio, buonasera ragazzi. Vediamo gli ospiti di oggi. I Larry's Emotion nascono nel 2017 e si lanciano in un allegro pop punk con il loro primo album, destinato a diventare ben presto un metal hardcore dalle sonorità più dure. Il 2020 ha messo i bastoni tra le ruote ai loro progetti, ma loro guardano già al futuro e oggi sono qui a Metal Detector proprio per raccontarci le loro aspettative future. Larry's Emotion. Metal Detector. Buonasera ragazzi, Larry's Emotion, ciao. Eccoci. Allora, quando nasce il vostro progetto? E la domanda che mi viene di curiosità è il nome, da dove deriva? Ok, io sono Jimmy, intanto saluto tutti. Larry's Emotion, allora, il nostro progetto nasce nella seconda metà, diciamo, del 2017, quando per un'idea mia e del nostro vecchio bassista Simone, che salutiamo, ciao Simone. Ciao Simone. Niente, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso. Noi avevamo già le nostre rispettive band, però abbiamo deciso di uscire dalle righe un attimo e creare questa band, come abbiamo spiegato prima. Inizialmente tendeva più su un genere pop punk hardcore. E il nome Larry's Emotion viene dalla, diciamo, un'idea che avevamo per il primo album. Abbiamo iniziato la scrittura del primo album senza pensare al nome, però improntando, diciamo, il tutto alla creazione di un concept album che riguardasse, come contenuto dei testi, delle vicende ovviamente personali, però impersonificate in quello che è l'alter ego, come pensiamo noi, di ognuno di noi, in questo caso Larry. E da lì è nato il nome, poi dopo Larry's Emotion, l'emozione di Larry. Quindi te il bassista e poi avete ingaggiato anche gli altri... Sì, il primo membro, ragazzi, subito dopo il bassista è stato... Marchino, il batterista e lui, poi a seguito subito dopo i nostri, diciamo, isolani della band, che vengano dall'isola del Valore. Sì. Bene. Come le vostre influenze, hai detto, siete partiti con quelle influenze, il vostro genere attuale... A chi si rifà? Cioè, se ci avete delle influenze particolari? Ma in realtà, diciamo che è partito tutto dal pop punk, perché, come ripeto, è stato un percorso alternativo che io e Simone abbiamo deciso di prendere in concomitanza delle altre band che avevamo, che trattavano totalmente un altro genere, quello che in realtà facciamo adesso con il Larry's Emotion. E diciamo che il primo amore non si scorda mai. Abbiamo provato a cambiare e poi siamo tornati a fare quello che ci piaceva, diciamo, sì, sulla nostra strada. E niente, in realtà non è che cerchiamo troppa ispirazione, ovviamente sì, però non troppo. Diciamo, sì, alla fine noi cerchiamo di buttare fuori quello che ci piace. Quindi nessuna band di riferimento, ma Larry's Emotion. Ma lo stile, sì, un po' il genere. Sì, ovviamente. Ascoltiamo musica, quindi a fine. Sì, però se dovessi definire Larry's Emotion, cioè se dovessi, a mio per quanto mi riguarda, dire Larry's Emotion fanno lo stile dei X, non, ora come ora non saprei. Bene, questo quindi è l'obiettivo che ci piace di più a noi, perché la musica originale è quella, cioè, che... Non che in realtà non è che facciamo una roba mai sentita, anzi... Però non saprei a chi riferirmi. Sì, anche perché comunque è un'evoluzione, che il primo CD rispetto al secondo c'è tanta differenza, e quello che verrà dopo, che già ci stiamo lavorando, comunque già delle sonorità un po' più diverse, un po' più mature, se possiamo dire. Ecco, quanti dischi avete all'attivo? Due. Sì. Il primo è uscito in prima metà del 2018, che è Still Alive, quello che dicevamo prima, più improntato su un genere pop punk hardcore. E l'ultimo uscito, che è uscito a maggio, che è Blackness. Di quest'anno? Sì, maggio 2020. Ok. Sì. In un periodo anche un po' difficile, sì, anche a livello promozionale, molto, insomma. Ci sarebbe molto di cui parlare a riguardo, sì. Sì. Prego, dovete. No, no, anche perché serve anche alle altre band, quindi sapere come ve la siete cavata uscire in un momento così allucinante. Sì, ci abbiamo un po' avuto la fortuna che abbiamo girato quel video di Hollow and Empty,
che praticamente prima ancora del coronavirus di tutto quello che è successo, abbiamo fatto questo video in cui c'è questa ragazza che tipo sta male per qualche motivo e vabbè, ora non sto a dire le cose che fa, però nel senso un po' trash. Ciao Gioia, soprattutto salutiamo. E sì, quindi infermieri, siringhe, mascherine, già ce l'avamo arrivati. E poi è scoppiato il casino del coronavirus. Abbiamo bufato. E poi abbiamo fatto uscire il video che era completamente, come si dice, collegato un po' a questa situazione qui. Abbiamo tra l'altro nei commenti su YouTube, se ti, scusa ti interrompo, nei commenti sotto il video c'è anche qualcuno di non so quale paese che ci ha scritto: ragazzi, smettete con sta roba perché il coronavirus è una cosa seria. Mi hanno insultato per bene. In realtà non pensavamo assolutamente. Anzi. Ecco, l'aspetto live che voi insomma curate abbastanza, immagino che vi manchi, ma voi avete fatto anche date all'estero, vorreste anche ritornarci, mi immagino. Prima possibile. Quindi quali sono delle cose che ci potete raccontare di succulento delle vostre girate fuori dalle patrie? Riguardanti cosa? Che ce ne sono di cose? Flavia chiede sempre cose. Sì, un aneddoto in particolare che vi viene. Ma l'aneddoto è stato proprio il viaggio in sé, secondo me, già proprio tutto. Cioè, se poi dobbiamo prendere piccole parti, non abbiamo, so. Abbiamo rischiato anche di essere uccisi, in realtà. È fantastico. Questo ci interessa. Primo tour per il Larry's Emotion all'estero è stato in Russia. Ottobre Ucraina e Russia, ottobre 2018. Primo giorno di tour serviva per arrivare, alloggiarsi a Kiev, il giorno dopo partiva il discorso live. Prima sera che facciamo? Siamo a Kiev, domani suoniamo, mangiamo fuori, ma usciamo. Si entra nel primo, diciamo. Sì, ovviamente con l'intenzione di tornare a casa presto, senza bere troppo. Ovviamente, certo. Riposarsi. Sì, ovviamente. Sì. E niente, entrati nel primo ristorante più carino, e mangiamo e tutto. Poi sotto il ristorante c'era sempre solita gestione, immagino tutto. Sotto c'era il pub. Ma che facciamo, dai? Andiamo a bere qualcosa. Tra l'altro in tour con noi c'erano altre due band, delle quali una dormiva nello stesso alloggio nostro, quindi eravamo anche a cena insieme. Tra l'altro grandi Nuori si chiamano, grandissimi, salutiamo i Nuori. Ciao Nuori. Sì, e insieme a questi ragazzi abbiamo deciso, vabbè dai, una bevutina giù nel pub e poi andiamo a letto. È un po' degenerata la situazione perché poi alla fine una bevuta sono state due. Sì, poi ci siamo messi noi a fare le bevute. Però siamo andati dietro il bancone a fare le bevute, ci siamo messi un po'. Siamo entrati in confidenza con i baristi, le bariste. A un certo punto è uscito McGregor. È uscito uguale McGregor. Il pizzaiolo che l'avevamo visto su a fare le pizze. Incazzato anche uguale, tra l'altro. Sì, uguale a McGregor, il lottatore di MMA, sì. Identico, esce fuori con un coltello, tipo in quel momento io ero dietro al bancone che facevo un drink, insegnavo un drink tipo totalmente inventato, però avevo detto alla tipa, alla barista, avevo detto questo è un classico drink italiano e buttavo a caso robe e niente, esce sto tipo col coltello a scatto, sai, tipo da film, e mi fa cenno da dietro al bancone, tipo gola così. Il vecchio bassista Carlo, mi ricordo, che vide la scena. Salutiamo anche Carlo. Che salutiamo. Ciao Carlo. E lui vide la scena, mi ricordo che cambiò 5-6 colori in faccia e scappò. Scappò, proprio sparito. E niente, la tipa dietro il bancone mi disse: guarda, il titolare mi ha fatto un segno, dovresti uscire dal bancone. Io non volevo uscire dal bancone perché c'era il tipo davanti col coltello. Vabbè, mi hanno praticamente buttato fuori dal bancone e sono uscito fuori. Sto tipo qua mi è venuto incontro. Io ho preso loro, me li sono messi davanti. No, ragazzi, dobbiamo scappare, ma secondo me. Questo tipo mi tirava per un braccio e io ce l'ho fatta, diciamo, l'ho dato uno strattone, l'ho mandato più in là, sto tipo è entrato in cucina, quello che era la porta saloon, tipo scappati. E noi subito a scappare, questo tipo è riuscito con un martello così, tipo.
E nulla. Era un serial killer. Poi. Ma no, sì, ma era un pazzo. Sì, era un pazzo. Era un pazzo. Non abbiamo nemmeno fatto niente di male, cioè non c'era nessun motivo. No. Insomma, siamo arrivati su, butta fuori all'inizio e non ci volevano far uscire. Poi ci hanno detto, no, ma lui scherza. Faccio, no, scusa, ma se in Italia tiri fuori un coltello a scatto in mezzo a un locale così e minacci una persona, penso che ti arresti, o forse no. Però, forse no, però comunque. Nel senso, e niente, è andata che poi alla fine fugone, fuga fuori dal locale, questo dietro per un pezzo e poi basta. Vabbè. Non è che era il butta fuori del locale. No, era una persona. Sia butta fuori che butta dentro. Perché comunque era lì all'inizio, era un po', faceva l'amicone, dai venite, e poi tipo lo vedevi che ci guardava male. Sì, era tutto il tempo e comunque ci guardava un po' storto. Quindi era il drink che non era piaciuto, forse. Magari, bravo, quella potrebbe essere. Sì, comunque una cosa. O magari era il tipo della barista. Io mi sono chiesto che siccome insegnavo da bere alla barista, magari ci ha visto un po' qualcosa. Sì, però la barista, no, detto, tranquillo, no. Vieni. Sì, la roba. Ma lui scherza. Con tre denti, il coltello. Comunque, visto che avete avuto la fortuna di suonare all'estero, qual è la differenza di suonare in un locale? Lo facciamo sempre questa domanda. In un locale estero, un locale italiano, il vostro genere, la differenza, se ci sono... La differenza sostanziale che c'è è che come superiamo il confine con su a Nord Italia, usciamo dall'Italia, e la musica è vista in modo diverso, ovvio, paese più, paese meno, però la musica è vista come musica. Tipo non come il concetto di sì, musica. Sì, e non come troppo, non posso dire parolacce, non come musica spazzatura o musica bella. È musica. Quindi, sì, o comunque la musica è musica. Io vengo a un concerto perché c'è un concerto, a prescindere dal genere. Io vengo e mi diverto. E cioè, quello che pensano, cioè la loro mentalità lì. Devo spendere 10 euro, 20 euro, 30 euro per un biglietto, io lo faccio volentieri, vengo e mi diverto, ho speso 30 euro, cavolo. Però il fatto è che non... cioè è così, fuori è più così, è diciamo. È più apprezzato, dai. Via. Sì, mentre in Italia si sa benissimo purtroppo che abbiamo fatto una scelta un po' così di genere musicale, sapevamo. Esatto, vieni un attimino visto male perché... E urli, nel senso, questo genere c'è, cioè la voce molto aggressiva, quindi è vista un po' male come cosa. Invece lì all'estero, cioè magari siamo capitati a suonare in situazioni dentro ristoranti con la gente davanti al palco che mangiava ed erano tutti super gasati, tutti gasati, poi cioè, finito di mangiare, immaginati, oh bella storia, si fa festa. In Italia non potresti concerto, mai assolutamente mai fare una roba c'è un del concerto genere. C'è musica, ci divertiamo. Questo secondo me è il concetto che dovrebbe essere. Certo. Un po' in generale in tutto il mondo, purtroppo in Italia non è così, no. E comunque, sì, comunque quanto ci manca tutto questo, sì. Già speriamo di mi più. Manca suonare davanti a 10 persone così che ti giudicano, sì. E basta, sì. No, bene. In realtà, speriamo che sì, venga più apprezzata, no, ma è lì che ti carichiamo di più e cerchiamo di dimostrare. Comunque, visto che siete un gruppo di cassinisti, ora ci guardiamo il video così capiremo quanto lo siete. Show you what is like to be mad. Cause I got the riches yet to come. You never get it from when they run. I'm a fucking
Allora, abbiamo visto Hollow and Empty, sì. Vero? E bellissime queste immagini, insomma, la scenografia favolosa. Se volete raccontarci chi è stato il vostro videomaker, regista, scenografo, insomma, e la location, come è stata decisa, la protagonista, chi è stata? Chi è? Davide ha fatto questo Davide video. Catoni, sì, Davide Catoni, il ragazzo dove abito io, in provincia di Livorno. Che salutiamo. Salutiamo Davide, ciao. Davide. Ha fatto le riprese, il montaggio l'abbiamo fatto noi, e scenografia uguale. E niente, la ragazza Gioia è una nostra grandissima amica, la risalutiamo, ciao Gioia. E poi scusami, mi hai chiesto cosa? La location. La location praticamente, quello lì era un autolavaggio vicino alla nostra vecchia sala prove. Ok. Quindi ci passavamo sempre davanti. E un giorno poi ci siamo detti, ma ci starebbe fare un video lì? Poi è nata così come una cavolata da dire, poi si è fatto veramente dopo un po' e sì, è venuto anche piuttosto bene, direi. Sì, perché in realtà l'idea iniziale era quella per gioco, era facciamo un video lì con comunque un autolavaggio, quindi le macchine con robe, eccetera. Quando poi una sera siamo passati di lì, come diceva Adrian prima, e era dietro la nostra vecchia sala prove, una sera passammo di lì e di sera abbiamo visto che con le luci, con tutte queste pareti, con le mattonelle bianche, sembrava più una scena tipo da Sole Enigmista. Sì, esatto, no? Quindi abbiamo detto, scusa, ma perché se cercavamo una roba più così, insomma, con le inquadrature giuste, magari non noti l'autolavaggio, ma noti una stanza più così, insomma, dell'orrore. Sì, una stanza horror. Di cosa parla questo testo? Il testo di Hollow and Empty è un autobiografico. Quindi chi è che compone principalmente, ecco, tra di voi? Composizione di testi, cioè, stiamo parlando di testi. Testi e musica. Testi è sempre stata una cosa che io comunque sono il cantante, però non sono mai stato uno che preclude, dice io sono il cantante, io scrivo i testi. Ho sempre cercato di, oh ragazzi, se avete idee buttate giù due righe, eccetera, ci lavoriamo insieme e facciamo... Basta fare un bel lavoro alla fine, come si suol certo. dire. E in questo caso Hollow and Empty è un pezzo autobiografico del vecchio bassista. E cose sue. Ok. Che si può svelare. E fa parte dell'ultimo album. Dell'ultimo disco, sì. Che si intitola? Blackness. E noi abbiamo delle foto al riguardo. Qui eravamo proprio dentro l'autolavaggio, sì. Ecco, l'autore della foto è sempre Davide l'iPhone. Lui. Autoscatto. Sì, autoscatto, sì. Poggiato sulla macchina, appunto. Con i fari accesi. Ecco, questa. Questa è la copertina dell'album, quindi. Sì. Ok. Che è sempre la ragazza del video, Gioia. È il frame che si vede nel video che riesce dalla bocca. Ecco, il disco è uscito per etichette... agenzie di booking, c'è qualcuno che vi segue? Allora, diciamo, qui sarà in Ucraina. diciamo che il disco è uscito autoprodotto da noi e c'è un'agenzia di promozione del Nord Italia che ci sta dando una mano con la promozione del disco e lavora anche sulla parte booking. Ora, purtroppo, ora è ferma sotto quell'aspetto, però. Come dicevo, abbiamo fatto uscire, diciamo, da soli, però per un discorso di promozione, eccetera, c'è comunque qualcuno in questo momento che ci sta dando una mano. Avete avuto altre collaborazioni? Di che tipo? Nei dischi. Sì, abbiamo avuto due featuring nel disco precedente, quello del concetto di Larry, diciamo, il Still Alive. E con Max Desgarnier, che è un cantante dei Bad Garden Light, che fanno pop punk, un gruppo molto forte francese, e l'altro era di Adam Connor, dei vecchi che si sono sciolti ormai, dei Skies in Motion, sì. Sì, che sono di Derby, che è vicino Manchester. E come ci siete entrati in contatto con loro? Allora, con Max Desgarnier, quello dei Bad Garden Light francesi,
loro, lui l'ho conosciuto a un concerto di loro in Italia. Senti. Sì, e, sai, tipo il post serata ci siamo andati dietro, insomma ci siamo conosciuti in questo frangente qui. Penso anche te con gli altri. Noi stavamo andando, però mi si è fermata la macchina in autostrada. Ah già. E perché non ho fatto benzina in tempo e ci siamo, sì, ci siamo visti il concerto in autostrada praticamente. La benzina. Potevi dire tipo ho spaccato la macchina, è venuto in addosso. No. Fa benzina. Abbastanza così, sì. Sì, però il gruppo dopo l'abbiamo visti, loro però no. Ecco. Ci siamo persi proprio loro. E invece Adam, quello degli Skies in Motion di Manchester, lui l'ho conosciuto con la sua band, gli Skies in Motion, l'ho conosciuto io con la mia vecchia band, abbiamo fatto un tour europeo insieme. Ecco. Erano loro in apertura a noi e l'ho conosciuto in quel frangente lì, non ci siamo mai persi, via, siamo sempre rimasti in contatto. Poi quando con il Larry's Emotion poi abbiamo fatto il disco nuovo, il primo disco, è venuta l'idea di contattarlo per se aveva piacere, quando ci sono questi scambi, specialmente fra gruppi esteri che si danno una mano, è bello. Poi io l'ho sentito, quindi insomma ho fatto anche un bel lavoro sui pezzi, quindi... Parliamo invece anche di, ecco, il vostro setup live, siccome voi usate le basi, sì. Siete molto attenti anche proprio all'aspetto tecnico, chi segue queste cose e come ve la cavate sul palco? Allora, per quanto riguarda il discorso palco, basi, eccetera, allora noi registriamo, perché tutto parte dalla registrazione delle basi, perché serve poi per creare basi, eccetera, noi registriamo da soli. Nello studietto che ho io registriamo, prepariamo le basi e niente, quindi ne occupiamo un po' tutti, diciamo, tutto parte dallo studietto che abbiamo e quindi poi per suonare dal vivo, che è molto complicato collegare le basi a te che suoni, comunque fare i suoni e degli effetti tutto insieme è molto complicato, e per farlo molto bene ci abbiamo messo del tempo, perché e compra l'oggettino elettronico che serve al batterista per andare a tempo, poi mettici il cavo collegato al preamp, alle basi, poi vabbè, io me ne intendo il giusto, tanti tutorial su YouTube, infatti a me non se mi spaventa, però facciamo da soli, però siamo riusciti con tanta fatica a mettere tutto in un cassone così. Glauco. E c'è tutto lì dentro che abbiamo chiamato Glauco, ha un nome. Bene. E lì c'è tutto. Diciamo che Glauco è Hilary's Emotion live. Testate i wireless, tutti i collegamenti che ci servono. No, in effetti dà un'immagine della band molto professionale quando riesce a suonare con tutto. Però mi immagino che ci abbia una sua percentuale di rischio, perché certo. Se ti va qualcosa come tutti male, diciamo aggeggi elettronici, sì, ci sta. Quindi, anche perché è molto pesante. Serve a riportare le sonorità del disco. Infatti. Sì, per quello aiuta tantissimo. Sì, sì, sì. No. Poi mi immagino comunque la band che suona al vivo, poi cosa succede, insomma, se la cava lo stesso in qualche modo, però sì, c'è sempre il piano B, diciamo. C'è sempre il piano B, sì, ecco, sì, quello che vi volevo chiedere, la barzelletta l'altro puntualmente. Comunque puoi investire quanto ti pare nell'attrezzatura live, però capita sempre che qualcosa non funziona, hai dimenticato un cavo, ti si è rotto un altro e c'hai da risettare qualche pippolino. Sì, ma delle volte si è visto anche nelle grandissime produzioni, nelle grandissime band, che può andare qualcosa storto quando si parla di elettronica. Però insomma, sgon, però sì. Nel senso. Il palco più importante che avete calcato? Bellissima domanda. Direi forse l'ultimo, non vorrei sbagliarmi, però quello a Milano o a Brescia, dove era? L'ultimo non ricordo né il nome né la zona precisa, però era l'HT Factory, sì, che è l'ex Honky Tonky di Milano, forse in Italia, stiamo parlando in Italia, no, in generale più importante per voi è Mosca. Mosca, sì, l'ultimo dato, Mosca, sì. Mosca in Russia, sì, però anche il palco del Pop Punk Mosh Party è stato molto bello a Parma, che c'era, ma sotto palco però lui c'era, sì, lui. Ecco, voi come l'avete conosciuto? Cioè, sempre anche... Lui è Sandro. Giusto, lui è Sandro, è il nostro nuovo entrato bassista, sì, entrato a aprile.
aprile, di un bell'anno. Sì, 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 un sacco di concerti live. Abbiamo visto che dal vivo spacca. Ottimo. Ma come l'avete conosciuto? Queste, l'hai visto? Non sono manco suonare. Ah, ecco. No, no, sì, no. Deve imparare a suonare. Allungando di continuo. L'abbiamo conosciuto... cioè, da quando c'era la band, ovviamente ci conosciamo. Sì, sì, perché è molto amico del vecchio bassista. Ok. Ok, quindi è stata una naturale evoluzione che tu siete dal posto suo. Sì, sì. Quindi quando ricominceremo a suonare dal vivo ti vedremo anche dal vivo. Facciamo le prove. Siamo riusciti comunque a fare le prove e il basso lo sa suonare. Quindi era quello, insomma. Dovete mandarla a fare lezioni. E sa anche cantare, sa anche cantare. È anche bello, eh. Un buon ragazzo. Se qualcuno volesse, insomma, cercarvi, avete pagina Facebook, YouTube? Noi abbiamo abbiamo la pagina Facebook, ci trovano, se ci cercano ci trovano su Instagram, su WContact, che è il VK, è il Facebook russo, diciamo. E poi su seguiti Spotify, YouTube, Deezer, iTunes Music, eccetera. Benissimo. Quasi tutto, sì, ci trovano chi vuole su quasi tutte le piattaforme. Ottimo. A noi ha fatto un enorme piacere avervi conosciuto, essere stati i nostri ospiti. Purtroppo il nostro spazio è finito qui. Speriamo di vedervi presto sopra palco e appunto che riprendano questi concerti live. E noi ragazzi vi aspettiamo come sempre il giovedì sera alle 22:45 qui su Clivo TV su Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Ciao, ciao ragazzi.